Stiamo per depositare una proposta di legge sul carpooling, quindi questo nuovo modello di trasporto che punta a condividere i posti liberi, perché noi abbiamo migliaia di auto sulle strade italiane che girano con a bordo solo il conducente, quindi sono migliaia e migliaia di posti liberi che potrebbero essere utilizzati. Questo porterebbe a diversi vantaggi, uno economico, perché verrebbe condiviso il costo del trasporto, quindi i pedaggi autostradali, il carburante, il costo della benzina, eccetera. E anche dal punto di vista ambientale, perché con meno auto per strada naturalmente si riduce l'inquinamento. Quindi con questa proposta di legge noi vogliamo incentivare questo nuovo sistema di trasporto, che è incentivato sempre di più da queste app e da questi spazi web che ci consentono appunto anche di dare dei feedback sulla persona che ospita e il cliente utente, e quindi questo aumenterebbe anche la sicurezza. E noi vogliamo pubblicizzare tutto questo nei principali mass media, perché semplicemente molte persone non usano il carpooling perché non sanno cos'è. Quindi la pubblicizzazione sui mass media nazionali, unito al fatto di obbligare gli enti pubblici e le aziende con centinaia di dipendenti, le aziende grosse, a pubblicare su una pagina del loro sito tutte le possibilità offerte al territorio in merito al carpooling, questo aiuterebbe veramente ad agevolare questo nuovo tipo di trasporto. E ora metteremo sul portale, sull'ex, questo portale del Movimento 5 Stelle, questa proposta di legge, quindi aspettiamo i vostri suggerimenti, le vostre idee per modificare o mantenere così com'è la proposta. Ciao a tutti!